Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, mentre celebriamo la risurrezione di Cristo, in questa 25esima domenica del tempo ordinario, ci disponiamo a invocare dal Padre, datore di ogni ministero, il dono del presbiterato per Francesco e Luigi. A voi, figli carissimi, il Signore Gesù chiede ancora di gettare le reti sulla sua parola, perché seguendolo come discepoli voi possiate essere sempre fedeli al vostro sacerdozio. A voi, cari presbiteri, oggi il Signore dona due nuovi fratelli da accogliere, amare e custodire nella fraternità e nel buon esempio, perché la salvezza del gregge sia gioia eterna dei pastori. A voi, cari fratelli e sorelle, vengono donati due nuovi sacerdoti, perché santificati, ammaestrati e guidati dal loro ministero, possiate seguire con gioia il nostro Salvatore. Per questo, tenendo fisso lo sguardo su Cristo, sacerdote, vittima e altare della nostra riconciliazione, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, fa che i tuoi eletti siano perseveranti nel servire la tua volontà e nella vita e nella missione pastorale cerchino unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio. La lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel mio corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo.
Parola di Dio. Piedi. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
seduti. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri, i diaconi Francesco Milillo, della parrocchia San Magno, vescovo e martire in Trani. Eccomi. Luigi Tedeschi, della parrocchia Sacra Famiglia, in Barletta. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il Santo Popolo di Dio e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione e a nome dei quali io questa sera parlo, posso attestare, Padre, che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Francesco e Luigi, innanzitutto diciamo grazie a Dio per il dono della vita e della vita cristiana, per il dono dei vostri genitori e delle vostre famiglie, per il dono delle comunità parrocchiali nelle quali siete cresciuti e avete fatto esperienza, per il dono dei sacerdoti, dei catechisti, degli educatori che vi hanno accompagnati nel vostro cammino, per il dono dei nostri seminari, seminario diocesano di Biceglie, il suo rettore, Don Cosimo, per il dono del seminario regionale di Molfetta, per il dono dei formatori, degli insegnanti, e un grazie e un saluto a Don Gianni Caliandro, il rettore del seminario. La parabola del Vangelo di Matteo, appena proclamata, ci parla del padrone di una vigna che chiama in diverse ore della giornata degli operai a lavorare per lui. Questo padrone, stranamente generoso secondo i criteri umani di valutazione, è il Signore misericordioso che largamente perdona, i cui pensieri non sono i nostri pensieri e le nostre vie non sono le sue vie che ci sovrastano, come il cielo sovrasta la terra. Benedetto XVI, in riferimento al Vangelo di oggi, direbbe a noi, sacerdoti, e a voi, Francesco e Luigi, che siamo chiamati ad essere semplici e umili lavoratori nella vigna del Signore. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale di ben 278 diaconi provenienti da diverse nazioni e continenti, in piazza San Pietro, Paolo VI rivolse loro queste parole. Lo Spirito Santo, vivificante e potente, che viene in voi
non solo, come in altri sacramenti, per abitare in voi, ma per abilitarvi a compiere determinate operazioni proprie del sacerdozio di Cristo, a rendervi suoi ministri efficaci, a fare voi stessi veicoli della parola e della grazia, modificando le vostre persone. Questo prodigio, ricordatelo sempre, diceva Paolo VI, avviene in voi, ma non per voi, è per gli altri, è per la Chiesa, che è quanto dire per il mondo da salvare. Carissimi Francesco e Luigi, non dimenticatelo, questo prodigio non è per voi, è per gli altri. Vivete come semplici e umili lavoratori. Sta per iniziare una straordinaria avventura per voi e insieme a voi anche per tutti noi. Non conoscete e non conosciamo il cammino che vi attende. Sappiamo che entrate a far parte di un presbiterio, la comunità dei semplici e umili lavoratori nella vigna del Signore, e che insieme saremo a servizio di questa nostra Chiesa diocesana. Da oggi, presbiteri. Questa sera, tornando a casa, andrete a dormire e sarà il vostro primo sonno da presbiteri. Domani mattina il primo risveglio da presbiteri. Poi tutta la vostra vita sarà da presbiteri. Ogni respiro, perfino ogni errore, ogni peccato porteranno impresso questo carattere. Una grande responsabilità, una bellissima opportunità. Chiamati ad essere preti, semplici e umili lavoratori, testimonianza di Gesù, buon pastore. Se permettete, vorrei richiamare, per consegnarvelo di nuovo, un passaggio dell'omelia del vostro diaconato. Così dicevo in quella circostanza. Durante la veglia di preghiera nella cripta della cattedrale mi trovavo davanti all'immagine di San Nicola il Pellegrino. Ho pregato perché possiate essere come lui, giovani con la bisaccia al collo, cioè pellegrini. Pellegrini con un obiettivo chiaro da raggiungere, essere servi come Gesù servo. Con il passare del tempo non accomodatevi, non accontentatevi, non riducetevi ad essere servi secondo il servizio che voi deciderete in quel settore della pastorale, in quella parrocchia, mostrando fatica o rifiuto quando dovesse esservi chiesto qualche servizio non corrispondente ai vostri progetti o desideri. Vi ritrovereste così a vivere un servizio che non sarebbe espressione di libertà, di disponibilità, un servizio non rivolto agli altri, bensì a voi stessi, ai vostri bisogni, un servizio che non sarebbe servizio. Possiate essere come San Nicola, portatori e annunciatori della croce di Gesù, della misericordia di Dio, della sua bontà, della vita donata e spesa per gli altri. E aggiungo oggi, come semplici e umili lavoratori. Qualche giorno fa, ricordate, prima della declaratio, vi ho citato alcune parole del venerabile Don Pasquale Uva, il quale nel 1927, scrivendo a una suora, diceva: «Noi siamo diventati stolti, cioè locchi, per l'amore di Gesù Cristo». Locco è uno spagnolismo del dialetto bicegliese per indicare la pazzia. Locco, continuava Don Pasquale, fu Gesù
trattato da pazzo nei tribunali e intronizzato sulla ignominia della croce, pazzo di amore di Dio e di amore verso di noi. Questa sera desidero chiedere a voi un dono per la nostra diocesi. È vero che in queste circostanze siamo noi a fare dei doni a voi, ma un dono ve lo chiedo per la nostra diocesi. Vi domando la sana follia dell'entusiasmo giovanile. Regalateci questo ossimoro della sana follia di chi è disposto a donare tutto per la causa del Vangelo, a servire Gesù nei fratelli, soprattutto nelle situazioni che appaiono più difficili, cioè più bisognose dell'annuncio del Vangelo. Disposti a tutto, perché è così per noi preti. Lo sappiamo bene. Non esiste un accordo sugli impegni o un contratto di lavoro che precede l'ordinazione. Perché siamo disponibili e disposti a tutto. L'unico desiderio, l'unica condizione, l'unica gioia risiedono nel fatto di essere preti e di spenderci per la Chiesa e per il mondo a motivo di Gesù, null'altro. Siamo semplici e umili lavoratori. Tutti noi vi auguriamo di vivere seguendo la logica dell'incarnazione per la salvezza del prossimo. Il Figlio di Dio, per non perdere nessuno, ha pensato di fare ciò che fanno tutti gli uomini, nascere e morire, come tutti. Anche noi presbiteri siamo chiamati, sul suo esempio, a seguire la logica dell'incarnazione, cioè della condivisione, del coinvolgimento, della passione, senza essere o apparire diversi dagli altri, privilegiati nello stato di vita, distanti e distaccati dalla vita delle nostre comunità, professionisti a tempo determinato. Cari Francesco e Luigi, preoccupatevi di somigliare al padrone della vigna in quella generosità abbondante che, superando ogni logica umana, spinge ad amare senza distinzioni e senza preferenze. Amate tutti e donate tutto di voi. Amate come Gesù, che secondo la frase che avete scelto per la vostra ordinazione presbiterale, li amò sino alla fine. Auguri e buon cammino. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente
il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica. Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. In piedi. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, San Magno, prega per noi. San Gennaro, prega per noi. Santi Mauro, Sergio e Pantaleo,
San Tommaso Becket, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. Santi Leone e Gregorio, pregate per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. Santi Basilio e Gregorio, pregate per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. San Ruggero, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Tommaso d'Aquino, prega per noi. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Filippo Neri, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa d'Avila, prega per noi. San Luigi Gonzaga, prega per noi. San Nicola Pellegrino, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa, ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, benedici questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore.
aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il tuo popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono, per Cristo nostro Signore.
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini, saggi e prudenti, lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre Onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti a un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano, insieme con noi, fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Don Luigi e Don Francesco sono presbiteri della Chiesa di Cristo. Cantiamo insieme. Possiamo sederci. Thank you.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Thank you.
Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Seduti, cantiamo insieme il canto per la presentazione dei doni a pagina 4. Oh,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, pontefice della nuova ed eterna alleanza, e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo perché donando la vita per te e per i fratelli si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nella presa della tua venuta, nella presa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Leonardo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Francesco e Luigi, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per la edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, i defunti della famiglia di Don Francesco, i defunti della famiglia di Don Luigi e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria,
in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, insieme cantiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
per ricevere la Santissima Eucaristia, rimarremo ai nostri posti e attenderemo i ministri che si avvicineranno a noi. Riceveremo l'Eucaristia direttamente sul palmo della nostra mano. Anche coloro che si trovano all'esterno della Chiesa attendano i ministri che li raggiungano. Cantiamo insieme il canto di comunione a pagina 5.
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Al termine di questa celebrazione eucaristica, nella quale il padrone della messe, mediante l'imposizione delle mani di Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, ci ha reso suoi operai attraverso il dono immeritato del presbiterato, desideriamo, io e Luigi, rivolgere alcune brevi parole di ringraziamento. Grazie anzitutto al buon Dio, Padre di ogni misericordia, per averci convocati qui oggi come popolo di chiamati, facendoci percepire viva l'identità di Chiesa diocesana che Intrani, Barletta, Bisceglie. Grazie al nostro pastore, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, che rendendoci suoi collaboratori nel grado dell'ordine presbiterale, ha manifestato la sua fiducia e la sua stima verso di noi, giovani uomini desiderosi di servire Cristo nonostante le nostre mancanze e i nostri limiti. Un grazie particolare sentiamo di rivolgerlo alle nostre famiglie di origine, ambiente nel quale il germe della nostra vocazione è nato e nel quale le nostre vite per prime sono state accolte come un dono. Grazie alla comunità del Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta, in modo particolare al Rettore Don Gianni Caliandro e a tutta l'equipe formativa che ci ha accompagnati in questi anni di discernimento. Il seminario è stata una grande famiglia in cui abbiamo imparato a tessere rapporti autentici, assaporando la dimensione della vita spirituale, del valore della preghiera, della fraternità. Grazie anche alle comunità di pastorale, nelle quali in questi anni io e Luigi abbiamo prestato il nostro servizio. Un ringraziamento sentito va alle nostre comunità parrocchiali di origine, San Magno Vescovo e Martire in Trani e Sacra Famiglia in Barletta, rappresentate qui dai loro rispettivi pastori, Don Dino e Don Giuseppe. Ogni comunità, prima che essere fatta di pietre, fatta di persone, e ognuno di voi qui presente oggi fisicamente o attraverso i mezzi di comunicazioni, è stato un tassello importante per arrivare a questo traguardo. Senza il vostro sostegno spirituale, morale e materiale, tutto sarebbe stato più difficile. A questo ringraziamento si accosta quello alle comunità parrocchiali in cui svolgiamo il nostro ministero pastorale, Santa Maria delle Grazie in Trani e Santa Maria di Passavia in Bisceglie, qui rappresentati dai parroci Don Gaetano e Don Franco. Portiamo con i volti i desideri, le storie e le speranze di ciascuno di noi. Da oggi, mediante la grazia divina e il dono del sacramento dell'ordine, proveremo a farlo in modo diverso, come il buon pastore che si carica la pecora perduta sulle spalle dopo averla gioiosamente recuperata. Un grazie speciale a voi presbiteri della nostra bella arcidiocesi e a coloro che si sono voluti unire a noi in questo particolare giorno di grazia. Il vostro esempio ci sia da sprono nel muovere i primi passi nella vita sacerdotale. Custoditeci come fratelli maggiori nella preghiera e nel ministero. Un grazie infine va a coloro che hanno reso bella e decorosa questa celebrazione eucaristica, in primis all'ufficio liturgico diocesano guidato da Don Mauro Di Benedetto, al coro diocesano, al servizio liturgico, al servizio d'ordine, che ha reso possibile il rispetto delle norme anti-Covid in questo particolare momento di emergenza sanitaria. Grazie al rettore di questa basilica cattedrale, Don Mauro Sarni, per essersi messo a disposizione nell'allestimento della celebrazione. Al buon pastore,
che non smette mai di chiamare a seguirlo, va la nostra lode e il nostro ringraziamento. La Vergine Maria, i nostri santi patroni Nicola il Pellegrino, Ruggero Vescovo e Mauro Vescovo Sergio e Pantaleone Martiri, possano custodirci ed essere guida nel ministero che da oggi, per grazia e non per merito, ci è stato affidato. Grazie. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa, istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore e fedeli ministri della riconciliazione. Amen. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.